L'albero della vita, uno dei simboli dell'Italia in questo 2015, nel cuore del padiglione nazionale ad Expo, è al centro di una giornata di studi molto partecipata organizzata dalla Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio dell'Università di Bologna alla Casamata, rivolta ad indagare il mondo simbolico che fa riferimento alla natura come nutrimento del corpo e dello spirito dell'uomo. Un percorso che unisce Ravenna ad Otranto, reso possibile grazie anche alla collaborazione con il Liceo Artistico Nervi Severini e alle altre istituzioni civili e religiose delle due città. Oggi alla Casamata un appuntamento dedicato all'albero della vita, uno dei temi principali di Expo, albero della vita come simbolo del nutrimento dell'uomo. Come verrà affrontato l'argomento? Beh, l'intenzione della giornata di studio è quella di approfondire il tema che ha guidato il concept del padiglione Italia all'Expo di Milano. Approfondendolo vogliamo ritrovare le radici della nostra cultura, della nostra identità. Il tema si presta anche a un'interpretazione che non è soltanto quella del nutrimento del corpo dell'uomo, ma quello del nutrimento dello spirito. E noi oggi indagheremo anche questi due aspetti in una giornata che è divisa in due parti. Nella prima parte parlerà Ceti Muscolino, Paolo Tarroni e poi Graziano Pozzetto, che è un noto cultore della cultura culinaria ravennate. Poi ci sposteremo per un assaggio di piatti commentati sempre da Graziano Pozzetti e ritorneremo qui pomeriggio dove Antonio Panaino dell'Università di Bologna, Saverio Campanini e infine Maria Teresa Lezzi completeranno questo percorso che va da San Vitale nel VI secolo a Ravenna fino ad Otranto, dove c'è questo straordinario mosaico di Pantaleone nel XII secolo, dove è stato rappresentato appunto nel pavimento della cattedrale di Otranto l'albero della vita. Ecco, appunto, albero come metafora, appunto, dicevamo all'inizio, del nutrimento, più o meno, quali sono gli argomenti che si andranno a toccare? Siccome l'albero ha un valore simbolico straordinario, noi indagheremo proprio tutti gli aspetti che vanno dall'architettura alla storia dell'arte, all'iconografia presente nei mosaici ravennati, alla ripresa anche nella teoria filosofica e psicoanalitica di Jung dell'albero della filosofia. Poi passeremo ad esaminare per esempio l'iconografia iranica, cioè nella cultura iranica qual è la raccolta che viene fatta della cabala ebraica dell'albero della vita, e poi ci spingeremo fino a un'analisi culinaria della storia che ha toccato l'albero della vita da San Vitale, da Ravenna a Otranto, perché la sera poi si concluderà con una cena evento curata da uno chef che è stato definito il cuoco della storia per la sua ricerca proprio dei piatti che caratterizzano un percorso di 6 secoli attraverso questa ricerca sull'albero della vita.